what is the innovation behind the use of hyaluronic acid in periodontal surgery? Hyaluronic acid has been shown in a number of studies to have a positive effect on soft tissue healing, on periodontal ligament, fibroblasts, and gingival fibroblasts. It is a hydrophilic molecule that binds the water. It stabilizes the blood clot. And due to this fact, the body's growth factors will be kept in place. I think that's very important. And probably this is the way on how the soft tissues heal very well following the application of this product. Of course, we have non-crosslinked as crosslinked formulations. The idea behind using a crosslinked formulation is the fact that it stays longer in place and the effect is longer standing. So we have used it in different indications, in periodontal surgery, for example, in intrabony defects, but also in recession coverage procedures. And until now, we have proven periodontal regeneration histologically and also in terms of clinical efficacy for recession coverage, it seems to be a very efficient approach. So I think that we have a new modality for reconstructive procedures in periodontal surgery and maybe also in per-implant soft tissue surgery. Parliamo in questo corso, in questo evento, di una metodica che si chiama Skin Concept, che permette di, attraverso l'utilizzo di metodiche CAD-CAM e l'utilizzo di librerie di lenti naturali, a differenza di molti altri tipi di programmi che usano, vanno verso questo tentativo di riprodurre i denti naturali con la protesi. Attraverso, dicevo, questo Skin Concept cerchiamo di arrivare alla perfezione e alla minore invasività per i pazienti. Questo attraverso delle procedure dedicate e un percorso che i clinici imparano durante dei corsi che permettono a questi di acquisire delle metodiche che sono poi a beneficio dei pazienti, completamente a beneficio dei pazienti, per arrivare ad avere dei risultati veramente naturali in protesi. E questo a completamento di tutte le terapie chirurgiche che normalmente si fanno nella nostra pratica clinica.